Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live. Sto facendo un esperimento, sto facendo l'esperimento perché sto usando un'attrezzatura che non ho mai usato prima per questo tipo di cose, quindi già vedo un cockpit completamente diverso e quindi sarà una live interessante, è questa. Adesso intanto aspettiamo Giorgio che deve ancora collegarsi, almeno io non lo vedo, ma spero che non sia anche questo un problema, perché essendo tutto cambiato, ho sempre paura che magari, vediamo un po', scusate, abbiate pazienza, abbiate pietà. No, sembra che non ci sia ancora. Temo che da un momento all'altro. E niente, allora scusate, grazie per essere qui. Anzitutto vi dico subito che attorno ai 30 circa avremo il collegamento, l'inserimento di Stefano di Watch Channel. Ecco che è arrivato Giorgio e lo facciamo subito entrare come è ovvio. Ciao Giorgio, ecco, ci siamo già in Ciao diretta, Marco. eh? Sì, Ecco, mi senti perfetto. bene? Benissimo, sì. Ok. Allora, stavo dicendo, sì, ma, vabbè, ma neanche io sono tanto illuminato, tu sei un po' più scuro di me. No, è che stasera, perché a me piace, quando già una trasmissione è problematica come questa, poi spieghiamo perché è problematica. Naturalmente a me piace, no? Cioè, non mi basta il problema rappresentato oggettivamente dal programma della trasmissione, ma ci aggiungo anche di mio, per cui stasera ho deciso di sperimentare uno strumento nuovo per me. E quindi ho un cockpit tutto diverso, che è già una sorpresa, perché io mi aspettavo che fosse identico a quello che avevo sullo smartphone. Io invece è completamente diverso, il che mi fa piacere perché ci sono più tasti. Però poi c'è il problema che, essendo io imbranato, non so No, come. tutto si impara nella vita, anche le cose nuove. Appunto, però ecco, sarebbe sempre meglio imparare non in diretta, però vabbè, lasciamo stare. Allora, Giorgio, carissimo, innanzitutto grazie per aver accettato questo invito. Verso le 30 dovrebbe arrivare Stefano di TikTok. Watch Channel Perfetto. che ci parlerà, poi lo scoprirete. Ciao, ciao Pierpaolo, ciao Franco, ciao Pino, insomma no, non posso salutare tutti, siete veramente tanti, però insomma si possono aumentare mettendo qualche like in più. E va bene, allora do a te la parola. Intanto ancora grazie a voi per esserci. E ecco, ve lo dico subito. Aspetta, aspetta, prima di dare la parola a Giorgio, c'è un'altra cosa che va detta. Questa sarà una trasmissione in cui proveremo a rispondere a delle domande, ma non siamo sicuri di riuscirci perché appunto deve intervenire Stefano sul Primero. Insomma, quindi ecco, non è detto che risponderemo a tutte le domande, ma ci metteremo la buona volontà. A te, Giorgio, finalmente. Per Allora, domani. visto che stasera con Stefano affrontiamo un aspetto molto pratico attinente ai Primeri, in particolar modo la versione col 400, col calibro 400, mi sembrava il caso di iniziare, se tu sei d'accordo, con una breve disamina sul 3019 PHC di El Primero, che è il primo calibro a 36.000 alternanze che ha realizzato Zenith, in maniera tale da preparare un attimino velocemente anche ciò che poi successivamente dirà Stefano, se tu concordi, evidentemente. Concordo assolutamente, anzi, grazie. Allora, io direi di partire innanzitutto con un saluto agli amici romagnoli e ai emiliani che ci seguono, che stanno vivendo, e ne so qualcosa anche io, un momento di estrema difficoltà. Ne sai qualcosa anche tu, Marco, perché ne abbiamo parlato. Un po' di acqua l'ho vista molto vicina. Quindi diciamo che un po' di acqua abbiamo visto un po' tutti, chi più, chi meno, messo molto per casa o ha visto allagato l'appartamento.
e ha dovuto lasciare. Quindi il nostro pensiero va anche a coloro i quali sono in questo momento in estrema difficoltà. Detto questo, che non è solo retorica, ma è ciò che pensiamo sinceramente, partiamo con il 3019 PHC di Zenit, che come sapete è stato introdotto nel 2019. Ma perché Zenit decise nel 2019 di introdurre questo calibro? Decise di introdurre questo calibro essenzialmente per due ragioni. La prima, perché come sapete era in essere già una piccola diatriba con le altre aziende di cui facciamo parte, Öhr, Breitling, eccetera, per la realizzazione del primo cronografo automatico. Quindi era necessario comunque cercare in qualche modo di arrivare a quel risultato nel tempo più veloce possibile. Tant'è vero che Zenit anticipò la presentazione del calibro alla stampa in un momento non previsto rispetto a ciò che avrebbe voluto fare. Erano di fatti già pronti e quindi cercò in qualche modo di rubare il tempo agli avversari. In secondo luogo perché, come vi ricordate, quello era il periodo del quarzo e quindi alcune aziende, in particolar modo in questo caso Zeiss, ha ritenuto di dover creare un calibro che desse e fornisse la massima precisione, in quanto questo è comprovato dai fatti, un calibro con molte alternanze, al di là dei problemi che questo calibro evidentemente può avere, è un calibro che garantisce maggior precisione. Sappiamo quali sono i problemi, eventualmente ne parleremo dopo, del numero di alternanze molto elevato e quali sono chiaramente le caratteristiche che poi il calibro deve conseguire perché poi tutta la struttura sia adeguata a un numero di alternanze così elevate. Ma come ha fatto Zenit a produrre questo calibro? Zenit, come sapete, al suo interno non aveva maestranze o ingegneri idonei a questo scopo. Di fatto ha raggiunto lo scopo perché aveva acquisito Martel. Se ben vi ricordate, il calibro 146-156 di Zenit, carica manuale con ruota a colonna, non erano altro che calibri Martel. Martel ha anche lavorato per Universal, perché Universal era proprietaria. Quindi Martel ha fatto la storia di queste case ed è la casa che ha consentito a Zenit di progettare e presentare il 3019 PHC. D'altro canto, come voi potete valutare direttamente dalla denominazione del calibro, i termini utilizzati per individuarlo sono esattamente i termini che utilizzava per individuare i suoi calibri la Martel. Perché? Perché 30 indica il diametro del calibro, 1 indica i piccoli secondi, 9 indica il crono. Ed erano esattamente gli elementi che contraddistinguevano le referenze della Martel. PHC, per il quale ci sono state svariate interpretazioni, individuava il concetto di perpetuo e alta frequenza. La P era per perpetua, per indicare che quel calibro, essendo automatico, garantiva sia usato un funzionamento continuo e costante del tempo. Questo è il principio. Perché stasera si parla con Stefano del calibro 400? Perché il 400, come sapete, è un'evoluzione del 3019. Non è l'unica evoluzione del 3019, perché prima di arrivare al 400 è stato individuato il 40.0 e il 41.0. 40.0 è chiaramente il crono con data, il 41.0 trasformato poi in 410 successivamente è il calendario completo crono con fasi di luna. Zenit, in sostanza, con 36.000 alternanze, ha portato a esecuzione ciò che comunque già altre case per il solo tempo avevano già fatto. Le case, come sapete, erano Longines e Girard-Perregaux. Girard-Perregaux è stata la prima casa in assoluto che ha realizzato un calibro da 36.000 alternanze. Seguite da Longines con il 430 e successivamente ancora col 431. 430, se non vado errato, è del 67, il 431 è degli anni 70. Quindi
La strada è stata segnata sul discorso delle alternanze così elevate innanzitutto da queste due prime case, un po' quello che poi abbiamo visto nel mondo dell'orologeria, dell'orologeria per altri aspetti che riguardano il mondo dell'orologeria, quindi il passaggio dal crono monopulsante al crono a due pulsanti, eccetera, eccetera, dove ci sono state delle case che sono state capostipite nell'individuazione di una nuova metodologia di misurazione del tempo. E qui è la stessa cosa. Giorgio, un attimo, ti faccio una domanda, non so se lo sai, io non lo so. Breitling vanta di essere il primo orologio ad aver messo i due pulsanti nel crono. È vero? Io non lo so questo, Sì, onestamente. Breitling è una delle case che per prima. Loro si vantano di questo, però oggettivamente sembra che Breitling sia la prima che abbia inventato il crono a due pulsanti. Questa è una cosa che molti dimenticano perché normalmente si fanno i nomi di altre case come Universal o altre case, però oggettivamente la prima casa è Breitling, così come Patek Philippe nel 1937 è stata la prima casa che ha creato un crono col calendario perpetuo, col calendario completo, per poi nel 41 creare quello col calendario perpetuo. La differenza è tra chi ha immesso sul mercato un nuovo progetto destinato a un'elite e chi invece ne ha fatto un valore industriale. Per esempio, Universal del calendario completo ha fatto un valore industriale con i Tricompax. Questa è la differenza che poi esiste nel mondo dell'orologeria. Cioè abbiamo delle case che sono partite prima, ma che in effetti hanno rappresentato un'elite, delle altre case che sono arrivate dopo, ma che hanno fatto di quel progetto, chiaramente con loro progettazione e loro ideazione, un fenomeno per molti. Qui la differenza che c'è forse tra Breitling e altre case è la differenza che c'è per il Tricompax di Universal rispetto al crono calendario completo e successivamente perpetuo di Patek Philippe. Questi sono gli aspetti che spesso e volentieri noi incontriamo a livello teorico, perché questa è teoria, non è pratica, però è anche abbastanza interessante, secondo me, approfondire questi aspetti, perché danno un'idea di come di fatto il mondo dell'orologeria si è sempre presentato a noi appassionati. Ed è quello che succede anche oggi se tu verifichi ciò che succede nel mondo dell'orologeria. Quindi Zenith in sostanza è andata avanti con questo progetto che poi mano a mano ha migliorato. Sai, vi ricordate tutti che c'è stato dopo 2 anni il totale blocco della produzione del Primero. Gli americani per via delle difficoltà che c'erano nella produzione di orologi in quanto imperversava il quarzo, avevano acquistato Zenith, avevano intenzione di eliminare completamente tutta la catena che riguardava la realizzazione del calibro. Questa cosa non riuscì per volontà di un orologiaio che lavorava in Zenith e successivamente l'azienda fu acquistata da una casa svizzera che rimise in produzione il calibro, apportando alcune modifiche, alcune migliorie che riguardarono la produzione di un nuovo calibro, che per appunto, come indicavo prima, è il 40.0 e il 41.0 rispettivamente, il crono con data e il crono calendario completo, per poi arrivare al 400 e al 410. E successivamente ancora, come sai, al 410Z. Nel tempo sono state apportate una serie di migliorie che tendevano soprattutto a individuare. Ciao, tendevano a individuare essenzialmente una migliore prestazione dal punto di vista non tanto cronometrico, quanto di efficienza degli organi che regolavano il sistema di carichi in particolar modo, che si erano sempre presentati abbastanza delicati, soprattutto gli invertitori. Poi questo è un problema che, come sai, aveva anche il calibro 431 di Longines, nonostante il calibro 431 avesse gli invertitori di carica in bronzo berillio e avesse il rotore in tungsteno nella parte finale, come in tungsteno ce l'ha il Primero, per consentire un maggior peso e una maggior rotazione, in questo caso nei due sensi del rotore stesso.
D'altro canto, che il Primero avesse qualche problema derivante dalla progettazione è evidente nelle 200 modifiche che Rolex ha portato, come sai e come sapete, al Primero quando lo ha montato sul Daytona. Sono state fatte una serie di modifiche che tendevano essenzialmente, in primo luogo, a ridurre il numero di alternanze, che ha sempre rappresentato comunque un limite, perché chiaramente un numero di alternanze elevate significa garantire maggior precisione, ma creare anche maggiore difficoltà nella struttura del calibro e nel mantenimento dell'efficienza del calibro stesso. È Beh, un altro dettaglio, come sai. Giorgio, diciamo anche che all'epoca il problema era più grave perché, poiché gli orologi all'epoca con alta frequenza, non parliamo poi dei cronografi che ce n'era solo uno, ma tutti i calibri ad alta frequenza non erano tanti, non erano usciti da tanti anni. Il primo è Girard Perregaux del 65, credo, Esatto. solo allora chiaramente. I lubrificanti che erano allora non avevano la qualità di quelli odierni, per cui c'era anche questo problema. Probabilmente c'era anche il problema di rassicurare l'utenza Rolex, che era molto tradizionalista e prudente. C'era il problema di non prevedere procedure di, come posso dire, di assistenza diverse rispetto Questo al resto. è una delle conseguenze, certo. Poi alcune cose sono state sicuramente migliorate. Certo che Rolex cioè, apportò più modifiche, secondo me, di quelle che erano strettamente necessarie al buon funzionamento del calibro, cioè lo personalizzò a suo modo in maniera abbastanza robusta, ecco, anche se poi sotto sotto era lo stesso calibro. No, ecco, e sorrido perché salutando il mio amico e collaboratore del canale Gaspare, quindi amico del canale, che scrive tra il 400 ancora in commercio, incassato nel Chronomaster nella versione 37 e il nuovo 3600, quale preferita? Beh, io senz'altro il 400, malgrado quello che diremo stasera, perché il 3600 ha lo scappamento e la ruota dello scappamento in silicio. E poi sentiremo Stefano cosa pensa anche di questo, perché ci sono anche delle riflessioni da fare anche su questo. Poi chiedo scusa se ti ho interrotto, Giorgio, ma No, avevamo una domanda, visto che sarà una delle poche a cui riusciremo, io penso, a rispondere stasera, prima che tutto si torni sul Primero. Ero interessato a un Chrono Swiss, regolatore tourbillon 38 mm di inizio anni 2000. Si trova in oro intorno ai 12-14K e in platino sotto i 20. Che ne pensate? Io ne penso bene. Penso che sia un po' caro, ma non per quello che vale l'orologio, ma perché non hanno molto mercato. Però io ne penso più che bene. Regolatore tourbillon, cosa si può dire? Chrono Swiss negli anni buoni con Lang in piena forma, finiture probabilmente molto buone. Io non ho molti dubbi. Tu che dici, Giorgio? tenete presente che il regolatore chiaramente è un calibro non di manifattura Chrono Swiss, ma si può definire un calibro di manifattura in senso stretto, anche se prodotto da un'altra casa. E tenendo presente che il tourbillon anche in questo caso fa parte della stessa specie, io direi che è un ottimo acquisto. Non credo che si possa trovare a meno, considerato che i regolatori semplici vanno a cifre abbastanza elevate della Chrono Swiss, vanno a cifre abbastanza elevate. Ah beh sì, perché in fondo è il modello giustamente più rappresentativo della casa, Sì, è più rappresentativo. è l'icona della casa, ecco, che poi non sarebbe usato l'icona del Chrono Anche però. il monopulsante, il crono monopulsante, anche il crono monopulsante è un altro bel pezzo di Chrono Swiss. No, c'è qui l'amico Pierpaolo che salutiamo. Prima o poi mi piacerebbe trovare nelle librerie un libro a doppia firma, a me no, a me non piacerebbe. Ma non perché doppia firma, ma perché è troppo faticoso. Storia dell'orologeria complessa spiegata in modo semplice. Ecco, allora non ci siamo, basta guardare questa live per capire che certamente non penso sia la nostra portata, almeno mia. Secondo voi esiste un'alternativa a Richard Mille
con le stesse caratteristiche, no, non c'è, non c'è, non c'è. Se vuoi, quelle caratteristiche lì ci sono solo su Richard Mille, con quei calibri splendidi fatti da Giulio Papi, e si potrà discutere i prezzi estremi, l'estetica non piace a tutti. Ecco, hai fatto benissimo, ottimo intervento, Giorgio. Tutto quello che vuoi, ma è un livello di eccellenza che non, come caratteristiche tecniche di resistenza, eccetera, non si trova, sperimentazione di materiali non si trova da nessun'altra parte. Che dici, Giorgio? Concordo. Richard Mille, E Richard Mille. sì, e poi c'è l'Ubo77 che ci segue sempre. A proposito di Tourbillon, quali consiglieresti prezzo qualità? Io a me viene in mente quello che io ho disgraziatamente venduto, cioè il Tourbillon Blancpain di Vincent Calabrese, 34 mm in platino, con quadrante in smalto, tutto completo, immatricolato nel 1994, che io ho vergognosamente venduto, perché così, perché andava così, e l'ho svenduto, perché poi il problema è che questo tipo di orologi che stanno nel museo, è uno dei pochi orologi che sta nel museo di La Chaux-de-Fonds, ma in realtà poi la gente vede il nome Blancpain, guarda com'è ridotta la marca oggi e fa delle considerazioni che sono le solite tristi considerazioni. Poi Posso dire? all'epoca, quando l'ho venduto io 33,5 mm, tu capisci, no? Ecco, cioè andavano di moda le cose, vabbè, Vabbè, lasciamo le stare. padelline. Ecco, Diciamo, aggiungiamo questo, Marco, che era il tourbillon più sottile al mondo e sì. all'epoca aveva questo record unitamente al crono più sottile al mondo, che Aspetta. all'epoca era il crono con l'1185. Giorgio, fermati. No, quel tourbillon lì che Calabrese presentò nell'85 aveva, scusa se ti correggo, No, no. 8 primizie mondiali, Sì. perché, e le ha tenute in buona parte fino agli anni recenti, perché era Certo. il più sottile, 8 giorni di riserva di carica, di cui Certo. 7 fatti io cronometrici, con indicatore di riserva di carica e pure data. Era il primo tourbillon exo, cioè praticamente con il bilanciere che non era concentrico alla gabbia, ma ancora era, abbiamo già detto, il più sottile, gli 8 giorni, il primo tourbillon volante da polso, il primo tourbillon volante a 1 minuto, perché c'erano stati dei task col tourbillon volante, ma non erano a 1 minuto. Insomma, guarda, 8 record. Marco, è per ridere, ma io ho voluto cercare di limitarti i danni, cioè ho voluto cercare di indicarti solo una delle ragioni per le quali No, hai sbagliato a venderlo, perché ma era poi doveva non te anche le potevo vedere, dire importava la tutte, hai sicurezza. capito? Cioè, non si vendono l'orologio Ma così, ti devo dire. c'era la garanzia, c'era una confezione bellissima, perché allora Blancpain faceva sul serio, quindi c'era una scatola in mogano. Se io dicessi per quanto l'ho venduto a un gran appassionato, Non lo però, mi dire, verrei fino alla non lo fine. dire, Ma lasciamo stare, non lo non diciamo, lo facciamo. dire. No, scusa, ecco, è arrivato l'amico Stefano, che adesso metto subito in streaming, sperando che vada tutto bene. Ciao Stefano. Eccoci, È ciao. arrivato l'arrotino, come si diceva una No, volta. non siamo, ecco. Scusate, Eccoci. perché come spiegavo all'inizio trasmissione, io qui stasera ho voluto complicare le cose, che già erano complicate di suo, per cui non solo c'è il tuo intervento, Stefano, ma molto atteso e preannunciato, ma peraltro io ho voluto anche fare un gesto che di solito mi è sconsigliato, cioè quello di cambiare attrezzatura per fare Ah. queste live. Così ho un cruscotto tutto nuovo, capito? Io non me l'aspettavo, perché poi si prova così in diretta. E ci sono È tanti bello. comandi, anche dei suoni purtroppo, a cui non corrisponde niente sul video, quindi Ah, prima o poi ok. apparirà The End, sarà la fine della trasmissione, ma Quindi una plancia di comando tutta nuova per il tutto nuovo, comandante.
non ci capisco niente, però vedo più possibilità finalmente. Cioè... Bene. Non vi ho seguito finora perché mi sono liberato solo adesso, quindi non so di cosa stavate parlando. Allora, Giorgio ha introdotto e spiegato le particolarità del calibro del primo e il primero, il 3019 DHC, ne ha spiegato la genesi, le particolarità, stava iniziando a spiegare i suoi limiti, poi abbiamo risposto confusamente per colpa mia a qualche domanda e poi dopo finalmente sei arrivato tu, quindi bene. Facciamo così. un wrist check così al volo, sì. Wrist check, eh? ok dai, inizia tu. Inizio io c'ho un orologio che non riesco a portare per colpa dell'orologista, che è questo Citizen Quarzone Eco Drive, piattissimo, elegantissimo, sembra solo un Credo Reici dei migliori, in realtà non ha niente del Credo Reici, è un quarzone dei peggiori, però è molto bello, è molto elegante, solo che essendoci 150.000 orologi non riesco a metterlo quanto vorrei, quindi stasera ho detto sono stanco di tutto quello che ho a casa, adesso infilo questo. Tu Giorgio, Marco, se tu sei stanco basta cedere agli amici anche solo transitoriamente, è giusto? A titolo gratuito, certo, noi Marco, noi i tuoi orologi te li indossiamo addirittura gratis, non chiediamo neanche dei soldi per poterli usare. Guarda, adesso ti faccio vedere, cosa ho io stasera, vediamo se si vede. Si vede? No. Un po' più di qua. Ok, è il primero 490, no? Non è il primero qua, no. Non si vede, ecco. Ok, questo qua è il blank pain perpetuale. Bravo. Ok, adesso lo vedo, sì. 85 modulo perpetuo. Bello. No, io invece ho questo, ho un il primero, limited edition, è un'edizione speciale questa, per orologi e passioni, una limited edition. E quella 38 mm. E il 38 si vede bene. Si vede bene? Sì, abbastanza. È una limited edition che fecero per orologi e passioni nel 2011. Era un orologio che dovevo acquistare anche io e poi per sbagliare le cose mi ritirai. Vedi, questo è un esempio di quando si paga qualcuno per indossare il tuo orologio. Questo è un tipo di esempio. È così. E lui ha fatto la revisione ed eccolo qui, lo vedo anch'io revisionato finalmente. Mi sto sudando un po' il cinturino. Ma fai benissimo, perché tanto fai benissimo, guarda. Bene. Allora, vediamo se entriamo un pochettino all'interno di questo orologio, no? Vediamo se gli insegnamenti di Fabrizio funzionano. Allora io premo sul tasto qua. Più. Condividi schermo. Bravo. Giusto? Sì. Ok. Un attimo, perché adesso devo fare una cosa anch'io, quindi è perché non è poi così, tutto così sereno. Ah, ho capito. Aspetta un secondo che lo devo vedere quando... Hai già fatto la condivisione dello schermo? Sì, io ho messo così, però... allora, dice StreamYard vuole... Ok, allora finestra... Schermo intero, devo capire un attimino cosa mettere. Scheda, finestra. Metti schermo intero, prova a mettere schermo intero. Se metto schermo intero, si dovrebbe vedere praticamente. Perché prima devo fare una cosa io, te lo ricordo ancora. Però devo fare delle altre cose. Consenti a StreamYard di aprire il link. Devo fare un po' di robe burocratiche prima. Allora, Google Chrome, sblocca il lucchetto, perché è la prima volta e stiamo facendo gli esperimenti in diretta. Allora, io sapevo,
Massimo, vogliamo andare avanti intanto con qualche domanda? Purtroppo è uscito, è sparito. Lo abbiamo perso. Il mio è il primero, nel frattempo che torna forse, speriamo, tu puoi andare avanti con lo Zenith il primero. Adesso la facciamo corta, perché evidentemente credo che al di là di quello che sono le indicazioni sommarie, che probabilmente possono essere interessanti, però non credo di dover fare di dilungarmi in maniera eccessiva, che rischio di essere anche noioso dopo, perché ce ne sarebbe da dire. Ecco, si diceva che in effetti il calibro il primero ha tutta una serie di problematiche e ha avuto necessità di una serie di modifiche per consentire la massima efficienza. La massima efficienza non è data chiaramente dalla precisione, la massima efficienza è data chiaramente dal rapporto tra ciò che l'orologio è in grado di soddisfare con quella struttura così realizzata e le 36.000 alternanze. E sono state apportate una serie di modifiche, per esempio, evidentemente per dare efficienza al funzionamento dell'orologio, all'ancora. L'ancora, per esempio, è più sottile, deve essere più leggera, ma ha dei bracci diversi, così dicasi per quanto riguarda la ruta di scappamento a 21:20:15, eccetera, eccetera. Il sistema, allora, di adesso si vede il mio schermo. Praticamente. Bellissimo questo effetto, tipo. Però stai andando bene. Sì, sta funzionando. Stai andando bene. Siamo a un punto. No, però era bello vedere anche noi. Aspetta un attimo, se c'è modo di mettere anche noi. Penso che ci sia la possibilità di mettere anche noi. Ecco, così. Noi di fianco e lo schermo di qua. Penso che sia la configurazione più bella. Allora, qual è il discorso? Dove volevamo andare a parare? Allora, ho fatto la revisione di questo, è il primero del 2011, abbiamo detto, giusto? Del 2011. Bene. E abbiamo trovato un po' di sorprese, diciamo, se vogliamo, un po' in negativo, rispetto a nel primero 400 del 90. Io ho fatto un video, chi vuole andarselo a vedere, sull'El Primero, su come funziona l'El Primero, quindi un video didattico più che altro, e l'orologio in questione è il calibro del mio Pacific, che è del 1990. Apparentemente questo qui di Marco, che è il fondello a vista, sembrerebbe più rifinito, ma poi sotto sotto andiamo a scoprire che sono delle finiture che lasciano il tempo che trovano. Allora, ci spostiamo qua. Come? No, allora ci spostiamo un attimo qua e andiamo un po' per ordine. Questa qui è un'immagine di quello che si vede praticamente dal fondello. L'occhio vede questo. La vedete voi? Vedete bene? Sì. Io adesso ho tolto la nostra immagine per avere il bene. Allora, questo qui. Ad occhio, a colpo d'occhio, lasciate perdere i graffi che si vedono nella cassa, questa qui è opera del maniscalco Marco, che è infierito con un'arma bianca. No, spiega che non è opera mia, non vorrei mai che saltasse fuori che l'orologiaio ha violentato. Spiega cosa hai combinato qui su... C'erano già talmente tanti graffi che anche se ne avessi aggiunti non si vedrebbero, quindi non ci sono problemi. Possibile. Comunque, focalizziamoci sul calibro. Questo è quello che si vede attraverso il fondello. Uno dice, sì, dai, carino, in confronto a quello che è il calibro che potete vedere nel mio video, che è il 400 con fondello chiuso. Il problema è che, allora, torniamo qua, adesso qui ne ho delle altre, però più o meno la faccenda è questa. Andiamo a fare degli ingrandimenti e cominciamo così. Allora, questo è un ingrandimento fatto con un obiettivo macro della parte, tra virgolette, rifinita. Se ingrandiamo bene, vediamo che questo perlage
è stato realizzato su un fondo grezzo, su un fondo granuloso. Cioè, come fai a realizzare un perlage di qualità su un fondo granuloso? Questo me lo devi spiegare. Infatti fa schifo, se posso essere... Prima di realizzare un perlage, il fondo deve essere perfettamente lucidato, deve essere liscio, e poi crei il perlage. Ma creare un perlage su un fondo granuloso, grezzo, cioè è una roba che non ha senso. Cioè, come mettersi un vestito pulito, ma sotto sei sporco. Cioè, a parte il fatto, Stefano, scusa se mi consento, sì. Però io vorrei anche dire un'altra cosa. Oltre al fatto che il perlage non va fatto su un fondo granuloso, ma io aggiungo anche di più, che se tu parli con una persona che sa le finiture di alta orologeria, come è capitato a me, e praticamente gli dici che c'è il perlage sui ponti, si arrabbia perché dice no, sui ponti il perlage non ci sta proprio, non ci deve stare su un orologio d'alto livello. Adesso qui non siamo nell'alta orologeria, siamo nell'orologeria industriale, però vogliono già 10.000 euro adesso, e le finiture sono migliorate, e c'è questa roba qui, questo perlage orrendo, gigantesco, oltretutto slavato, brutto, che qui che state vedendo, ecco. Che altro, altra cosa, si nota il mio punto, si vede il mio puntatore? No, aspetta. Vabbè, comunque, si vede, si vede. Caso, vede, il perlage qui ha dei segni, sono cose che si vedono con una lente, è chiaro che non li vediamo ad occhio nudo. Questi segnacci qui non ci devono essere, cioè vuol dire che il tassello, perché normalmente per fare un perlage si usa un tassello in silicone o comunque un tassello abrasivo, è un tassello anche di scarsa qualità, perché questi segni circolari qua sono dei segni di corpuscoli che rimangono lì sotto al tassello, oppure creati dal tassello stesso che si rovina e che graffiano, perché sono irregolari. Se vediamo, questo è il centro di un perlage, diciamo, e ha questi graffi, questo è un altro. Cioè, nella vera orologeria, alta orologeria, queste robe non si vedono. Cioè, è fatto decisamente meglio. Qui addirittura vediamo questi segni. A parte che anche qui l'inchiostro dentro al 400 è un po' irregolare, ma qui andiamo a cercare il pelo nell'uovo. Però, insomma... No, guardate come sono tagliati a brutto i ponti, cioè... Poi arriviamo anche lì, questa sottospecie di anglage. Questa sottospecie di anglage. Questa qui, questa qui è una sottospecie di anglage, ma l'anglage me lo devi fare lucidando a specchio, cioè l'anglage si fa lucidando a specchio lo spigolo, giusto? Qui invece è granuloso. Ma poi è appena accennato, è irregolare, cioè è una roba, non è un anglage, dai. È un voglio ma non posso, cioè anche qui hanno cercato di dare la curvatura, però è un voglio ma non posso. Ma sapete qual è la cosa più incredibile? Che questo è uno dei meno peggio, da qui si scende solo, perché se andiamo su altri brand c'è di peggio. Al peggio non c'è mai limite. Però anche qui granuloso, è chiaro che uno dirà hai fatto un ingrandimento molto molto spinto, è vero. Ma se andiamo a prendere un orologio di altissimo livello, anche con un ingrandimento del genere, vedremmo comunque una precisione che qui invece non c'è. Anche qui, per esempio. È grezzo, ma proprio grezzo. Ma anche la leva, dirò di più, anche la leva stessa qua si nota, l'acciaio, adesso qui si vede un po' questo effetto, è anche dovuto un po' al riflesso del vetro, perché ho fatto queste foto attraverso il fondello a vista. Ma anche questo acciaio qua non è lucido a specchio, è leggermente irregolare, Poi adesso qui c'è qualche riflesso che ci frega un po'. Vi posso assicurare che non è perfettamente a specchio come dovrebbe essere, ma è leggermente irregolare. Comunque questi sfregoni qui, come si dice in gergo, sono veramente brutti, inutile.
Ecco qui vediamo quel finto anglage qua, e qui invece lo spigolo netto, qui non si sono neanche sforzati a fare un... È appena accennato. Allora, qui è appena accennato, qui, però è comunque granuloso. Qui invece non si sono presi neanche la briga di provarci. Non c'era tempo, dai, lasciamo stare. Perché costava troppo poco questo orologio qui. Sì, esatto. E quindi esatto. Non potevano dedicargli altro tempo. Ma adesso, ecco, no, questa qui è una leva. Questa qui. Sempre. Il meglio deve ancora venire. Queste sono cose di decorazione e finiture, ma ci sono delle cose sostanziali, purtroppo. Poi arriviamo anche a ciò che non si vede. Questa qui che sto evidenziando è una leva d'acciaio. Allora, sopra è quasi a specchio, ma non del tutto. Il laterale, qui non so se riuscite a vedere, si vedono i segni vivi del taglio. Questi segni qua. Grattage. Benissimo. Praticamente è la trincia. Questo qui è un lamierino trinciato. Quando la trincia taglia, lascia una sorta di bava, di come un morso, no? Come quando tu mordi qualcosa. E questi devono essere rifiniti, cioè devono essere lucidati perfettamente, non puoi lasciare, cioè non puoi, lo fanno tutti, ma se tu vuoi vendere il tuo prodotto a caro prezzo, dovresti insomma sistemarla questa cosa. E qui di nuovo quel finto anglage così granuloso. Invece dove non si vede... Comunque, scusa Stefano. Sì. Scusa Stefano, per quanto sì, di mia conoscenza il problema delle leve con lamierino tracciato è un problema che è sempre esistito in casa Zenith, cioè non sì, è che con 400 è peggiorato, anche con 30 c'era una situazione di questo tipo. Diciamo che è una tradizione negativa che si è perpetuata nel tempo. Che hanno aumentato in maniera esponenziale i listini, e questo non giustifica evidentemente un lavoro. Bravo, è proprio lì il discorso, perché io ti dico, tutta l'orologeria è così, perché noi adesso stiamo facendo le pulce a Zenith, ma se andiamo a prendere un Omega, un 1861, perché il 3861 non lo conosco. 3861 è uguale. Non lo conosco, ma se prendiamo un 1861 e ne ho revisionato uno recentemente, è uguale se non peggio, quindi sì, ripeto, noi facciamo le pulci a Zenith, ma attenzione, gli altri sono messi uguali se non peggio. Il discorso è che tu mi fai un fondella vista, fai queste pseudo finiture, uno pensa erroneamente che l'orologio sia migliorato, sia più rifinito, eccetera eccetera, invece alla fine della fiera è sempre quello grezzo base, ho fatto solo questi perlage così proprio veramente veramente pessimi. Comunque, ma c'è Marco in linea? Sono qui, ecco, certo. Adesso arriviamo al punto forte. Allora, questa zona qui purtroppo le foto non sono di livello perché l'ho fatte durante lo smontaggio e avevo il cellulare, però sono sufficienti per capire. Allora, questa qui è la zona, questo foro qui è quello in cui va a inserire l'invertitore. È una zona che non è in vista, che non si vede. Questi qui non sono altro che, non è un pessimo perlage, ma non sono altro che i segni, le svirgolate della fresa che è andata a scavare, perché questa zona qui è più scavata, e non si sono neanche presi la briga di pareggiare. Se prendiamo il primo 400 degli anni 90, quello del mio video, andatelo a vedere, si nota benissimo, questa zona qua è tutta regolare. Quindi addirittura... Avete capito bene, l'El Primero nasce in un momento di crisi dell'orologeria meccanica già in atto di fatto, no? Quindi con un design un po' grezzo, con il rotore, quindi ponti anche un po' così... Ma quello che vi sta dicendo Stefano è che praticamente dai un esemplare di 400 degli anni 90, vecchio, sì, che è stato ritirato dalla fabbrica da me in persona, le Locke, nel 2011,
quindi non è passato chissà dove, ecco, c'è un peggioramento, ecco, ma andiamo avanti, sì, andiamo avanti. Esatto, sì, è così. C'è un peggioramento, allora, io ho notato anche a livello di materiali, ci sono delle viti, un paio nella fattispecie, che vanno ad inserirsi nella platina, quindi parliamo di viti che avvitano qui nella platina base, che ho avuto quasi paura che si spanassero, cioè avvitandola forte avevo il timore che si spanasse, e se si spana la vita nella platina è una tragedia, perché cosa fai? Cosa si fa? È un bel problema. E poi è un'altra cosa, adesso possiamo tornare, tanto ormai avete visto, sì, purtroppo col cellulare non ho potuto fare nulla di meglio, quindi niente, torniamo in diretta e chiudo lo schermo, così ci vediamo. Un'altra cosa, che è un'altra, queste qui sono cose che le nota soprattutto un orologiaio, chi ci mette le mani? L'orologio di qualità, tu avviti una vite, punto primo, quando tu sviti una vite, per la prima volta, come nel caso di questo orologio, che è stata la prima revisione, e svitando la vite ci trovi vicino nel filetto delle briciole di metallo, è un pessimo segno. Perché? Perché quando ci trovi delle briciole di metallo nel primo smontaggio, primo smontaggio di una vite, significa che quella vite lì non è stata sufficientemente rifinita, perché anche le viti vanno rifinite. Se la vite non è rifinita, ha delle bave taglienti, e quelle bave lì vanno a fresare la femmina, vanno a fresare il filetto. Nel momento in cui tu sviti la vite, si porta dietro un po' di briciole di metallo che la vite stessa è andata a fresare. Cosa succede? Che alla lunga quella la femmina rischia di... Perché, attenzione, la vite acciaio, la femmina, il foro, il filetto è ottone, quindi è morbido. Quindi attenzione che se la vite si mangia il filetto, poi spana. Punto primo. Punto secondo, quando tu avviti una vite, negli orologi di alta qualità, tu stringi, non devi serrare tanto forte, stringi normalmente e la vite è stretta. Quando invece in un orologio non hai ben la sensazione di aver stretto la vite, ovvero tu pensi di stringerla ma invece rimane lenta e devi forzare, dice qualcosa che non quadra. E questa cosa qua, che un po' già conoscevo, ma mi ha dato la delucidazione finale il tecnico di OISA, perché la testa delle viti in realtà nell'orologio di alta qualità, e OISA sta facendo proprio questo, non è perfettamente pari, ma è leggermente, è un angolo leggermente negativo, è come se fosse come un fungo, immaginatevi la capocchia di un fungo, no? Non è pari, è leggermente in giù, leggermente, si parla di un paio di gradi. Quello serve affinché quando io vado a stringere, lei vada ad aderire e fa già un serraggio, in modo che io non debba stringere come un matto. Quando leviti e devi forzare, è un brutto segno, perché forzare le viti rischi poi che quella salti via la testa di netto, perché è pericoloso. Quando forzi molto le viti, perché altrimenti rischi che non stiano strette, che si allentino, rischi che in seguito a urti e vibrazioni ti parte la testa. E dopo lì, altra tragedia, perché vamo a cavare il moncherino dentro, e sono le cose proprio peggiori che possono capitare. Quindi, allora cosa mi dici, Marco, di questo primo? No, e tu hai ancora delle altre cose da dire, mi sembra, no? Con le sfere, perché... No, sì, prima difficoltà, condivido. Ma questa, qui però, attenzione, è un discorso generale, che non è solo relativo a questo orologio, ma è relativo a soprattutto i cronografi moderni. Le sfere vengono piazzate, hanno una pressettina dinamometrica, sicuramente a controllo umano, ci sarà l'omino, però una pressettina dinamometrica, non è più come una volta che venivano pressate a sensibilità, cioè con l'umano che premeva. Cosa voglio dire? Che le sfere sono piazzate talmente forte che è matematicamente impossibile smontarle senza stubarle. Perché io quando le vado a smontare,
chiaramente si usa i levasfere manuali, perché il presto va bene su certi orologi quando le sfere non sono troppo forzate. Il presto è quello in cui tu premi una lamella e automaticamente si alza, solo che non riesci ad avere la sensibilità della forza, no? Mentre le levasfere manuali, mettendo la plastichina, tutte le protezioni del caso, tu fai proprio una forza diretta e di conseguenza riesci a capire quanto stai spingendo. Il problema è che queste sfere sono talmente forti che innanzitutto bisogna proteggere tantissimo il quadrante perché si rischia addirittura, deve far leva, no? Si rischia di Certo. prendere. E attenzione, io ho una paura pazzesca a lavorare sui quadranti in pietra, madreperla, pietra, perché è chiaro che tu la forza che tu fai va sul quadrante, non c'è un cavolo da fare. E comunque rischi che si stubi la lancetta. Molti magari non sanno a caso cosa significa stubare una lancetta, purtroppo non ho preparato le foto, comunque ve la faccio facile. La lancetta è composta da un tubo, che è quello che si inserisce sul perno, e la sfera che vediamo. E non è un pezzo unico, eh? Sono composte, di fabbrica vengono composte. Il tubo, la sfera ha un foro e viene calcata su. Cosa succede? Che io chiaramente non riesco a fare leva sul tubo, perché non riesco a prenderlo, faccio leva sulla parte della sfera da sotto e quella potrebbe uscire e il tubo rimanere innestato nel perno. Parliamo di sfere di contaminuti, piccoli secondi o cronografo centrale. Ore e minuti è impossibile che si stubi perché sono grandi, non si è mai visto. Qual è il discorso? Che rimane questo tubino inserito nel perno. Quindi la sfera se ne esce, ma rimane il tubino inserito. Allora, prima complicazione, ed è anche qui una roba che c'è da andare nei matti, riuscire a estrarre il tubino dal perno senza spaccare nulla, senza Questo perdere il tubino è e senza importante. rompere il perno. E non è facile, attenzione, Esatto. cioè dipende un po', però non è semplice. E poi ricomporre la sfera. Purtroppo, qual è il discorso? Che in casa madre non si pongono il problema. Loro staccano, tirano via e cambiano di default tutto il set. Loro non hanno problemi. Se il tubino rimane nel contaminuti, come nel caso dello Zenith di Marco, che è rimasto nel contaminuti, provano a toglierlo. Se viene via bene, bene. Se si spacca l'asse del contaminuti, aprono il barattolino e mettono ruota e perno, ovviamente tutto insieme, del contaminuti nuova, sfera nuova, anzi gioco sfere nuovo. Anche perché, altra cosa, quando andiamo a smontare le sfere, e qui anche l'orologiaio più bravo del mondo, un minimo si vede, perché sono talmente forzate, forte, che se uno va lì con una lente, tipo se tu adesso vai lì con la lente 15x e guardi sotto, si vede che l'aletta laterale un minimo, e questo è un trucco che vi insegno. Quando vi spaccio un orologio per NOS, mai Sì. toccato, guardate questi dettagli. Se la sfera fa l'orecchia, appena appena, c'è cioè una cosa che si vede con la lente 15x, magari gli occhi non lo notate, è stata smontata. Poi è chiaro, se l'ha mandato in centro assistenza e ha messo il set sfere nuovo, non vedo, ovviamente no. Però, insomma, sono tutti piccoli dettagli. Comunque, il problema delle sfere è un'altra cosa veramente, veramente, che per un orologiaio che non ha il barattolino dei ricambi non è una cosa bella. Mentre sul vintage non succedono queste cose, non erano pressate così, perché venivano montate manualmente con dei sistemi manuali, a sensibilità manuale, e non c'è bisogno di forzarle così. Io non capisco. Cioè, anche se questo orologio subisse, quando era nuovo, diciamo, avesse subito una decelerazione di 100 G, mica saltavano via le sfere, ma va là, si rompeva tutto, ma le sfere non saltavano via. Stefano, mi allaccio un attimino ad una valutazione che sta facendo
un amico della chat. Sì. Come hai trovato gli investitori? Perché uno dei problemi che aveva, tra l'altro, inizialmente lo Zenith, primero, era proprio quello degli investitori, che erano molto, molto, molto delicati. Sono delle cose che Rolex cambiò quando... È vero, bravo, è vero. Perché gli investitori del primero, qui ne ho parlato bene in maniera specifica proprio nel mio video su del primero, innanzitutto sono due investitori accoppiati, cioè è... un invertitore, un pezzo unico, e sono due coassiali e sono due ruote con denti di sega e due lamelline, due lamelle proprio fini fini che fanno da cricchi. Questi erano ottimi, infatti direi che adesso non ho avuto ancora modo di testare, non lo testerà Marco perché poi glielo do subito, perché lui gli faccio le revisioni sprint, non faccio in tempo a testarglieli, farà lui da tester, tanto abitiamo vicini. Da sotto il banco, cioè mentre sta ancora non è un gran problema. Comunque sia, questo era un orologio abbastanza fresco, grossi problemi non ci sono, però è vero, quelli vecchi... perché poi ci tengo a dire anche questo orologio qui, preso, ritirato novembre 2011, teniamo presente almeno fino al 2015, praticamente non è praticamente mai stato usato. Dopo l'ho usato un pelo di più, praticamente il cronografo quasi mai e solo per cronometraggi brevissimi, ma voi vi potete immaginare, cioè io adesso sto mettendo orologi di bassa, medio, bassa gamma, ma un tempo per me quell'orologio lì era proprio una roba così, cioè proprio, capito, c'era bello, perché la il micro brand era il tuo micro brand, questo, ecco, e lo usavo proprio un po' così, proprio come tappabuchi, come, per cui, cioè, è anche stato usato poco, per cui va anche detto questo, oltretutto, ed era secco completamente, mi hai detto, perché sì. Questo mi ha un po' sorpreso, perché va bene sì, che ha 12 anni, però, cioè, non dovrebbe essere così secco a 12 anni se si usano lubrificanti quelli che potevamo. Allora, io però anche qui... Che lubrificante hai usato? Allora, facciamo così. Prima spiego del discorso del secco e poi dico i lubrificanti. Secondo me era secco, soprattutto a livello della cronografia, il grasso, perché l'El Primero ha bisogno di parecchio grasso tra le leve per funzionare bene, perché altrimenti rischia un po' di intopparsi. Il fatto che abbia il fondello a vista, questa è una mia ipotesi, poi potrei sbagliarmi. Allora, il grasso è chiaro che un minimo il residuo lo vedi, cioè segna lì con la lente. Adesso ci sono tanti punti in cui si vede la strisciolina di grasso, eccetera eccetera, non bisogna mettergli una quintalata, però un po' ce ne va. Non vorrei che col fatto del fondello a vista stessero molto parchi, perché poteva essere antiestetico, ecco, questa è la mia ipotesi. Comunque, lubrificanti in questi orologi qua, fondamentalmente a livello di oli, si usa il 90-10 e 90-20 per erotismi, il 94-15 che è quello per lo scappamento, che è un olio un po' cremoso, che si mette per lo scappamento sulle levate dell'ancora, che poi si va a distribuire sullo scappamento, le pilame si fa sul scappamento e ancora, e poi... Per gli invertitori, ultimamente sto usando il Lubeta, che mi trovo bene, che il Lubeta non è altro che un... Il Lubeta, poi il segreto di Pulcinella, te lo fa strapagare, ma non è altro che benzina sporca d'olio. Tu lo imbagni, gli dai una soffiatina e rimane un ticcio. Una volta, ma me l'ha insegnato anche a scuola orologiai, per lubrificare un invertitore lo mettevi in bagno nell'olio e poi subito dopo in bagno nella benzina, in modo che rimanesse semi unti, perché troppo unto non va bene se non fare l'olio in giro, perché unto completamente non va bene l'invertitore, perché sennò girando ti spruzza l'olio ovunque. Deve essere leggermente unticcio, leggermente proprio, appena, perché secco secco c'è anche chi non li lubrifica, però secco secco la ruota libera, perché noi parliamo di invertitori, ma bisognerebbe parlare anche... È sbagliato parlare di invertitore, bisogna parlare di ruota libera, che è quella, ovviamente, pensate alla bicicletta, no? Quella che scivola, no? Che è il cricco che scivola.
se non è lubrificato alla lunga si può usurare. Certo. Quindi c'è questo lubetta che mi ci trovo bene. E poi i grassi, io uso due grassi, uso il Moebius, quello, il classico grasso Moebius 8000, qualcosa, non mi ricordo neanche più, quello giallino, e poi un altro grasso che si chiama Molicot, che è bianco, e mi trovo molto bene perché è un grasso che tu lo metti, dove lo metti sta, cioè non è, è molto denso e sta lì, perché sai, molti grassi poi se ne vanno un po' in giro, rischi che te li trovi ovunque. Quello lì invece fai, non so, una pallina per dirne il tiretto e lui sta lì, non se ne va in giro, ha un'ottima resistenza al caldo e al freddo, un grasso bianco. Sono questi, ma normalmente lubrificazioni sono più o meno queste. Non bisogna metterli in un quintale, anche lì sbagliato, Io so esagerare. che una delle raccomandazioni che viene data nella revisione del primer è proprio questo, proprio in considerazione di come è strutturalmente realizzato il calibro integrato, cioè evitare di eccedere con i lubrificanti per non trovarti Sì. in giro. Allora, Questo è quello bravo. che. Allora, c'era poco, però in tanti punti, in tante zone, cioè, e soprattutto del grasso in certe parti della, tipo per dire, esempio, c'è una molletta, poi si è vista, se andate a recuperare le foto che ho messo all'inizio dove si vedono le finiture, una molletta in acciaio che è quella del martello azzeratore, no? Ecco, lì ci va. Ce ne va di grasso perché altrimenti se si ingrassa poco quella si rischia che il martello non va a colpire tac per bene, ma rimane un po' così a mezza via, per dire. Sulla camma cuore non ce ne va tantissimo perché se esageri poi ti va a finire Certo, ovunque. la ruota del ovunque. Nel 77-50 invece ce ne va tanto nella camma cuore perché il 77-50 il martello ha poca forza. Non so, vedo che nel 77-50 se non metti molto grasso nella camma cuore, quando devi azzerare, che se che hai il cronografo fa 30 secondi, non ti va a zero, ma ti rimane, lo devi fare in due riprese perché non scivola bene. Sai, ogni cronografo poi ha un po' le sue peculiarità perché la molletta del 77-50 secondo me fa poca leva, mentre questa ne fa di più. Cioè, ogni cronografo poi ha un po' tutte le sue caratteristiche, ecco. Comunque, il primo è una macchina stupenda, però un po' così, è una macchina da appassionati, un po' come le vecchie Maserati. No, Un ma pochino. più che altro, cioè quello che mi premeva a me, per questo ringrazio tantissimo Stefano per questo splendido intervento, per me istruttivo, penso per tutti, è che quello che a me premeva era proprio questo, più che no, il difetto assoluto è il peggioramento nel tempo, perché io ho la sensazione, continuo ad avere la sensazione. Tra l'altro, usando anche gli stessi, adesso, no, potendo prendere calibri anche dello stesso tipo, che anche solo muovendo la zona su orologi nuovi, appena acquistati, con 7750 rispetto ai vecchi 7750, il feeling è peggiorato. Ma io potrei fare molti esempi. Il feeling alla corona, cioè nel senso che lo stop secondi si attiva senza lo scatto, quindi devi tirare a un certo punto vedi che i secondi si fermano sui vecchi 7750, tu tiravi e c'era uno scatto preciso. Non so, sui vecchi 7750 tu regolavi da corona il day date. Adesso Tissot, Hamilton, altri, gruppo Swatch, tutti con No, corona c'è interno. un po' lì, fermi tutti. Se è un 77-50, quindi con i contatori a sinistra e la data a destra, fai da corona. Se è un 77-53, quindi con i contatori sotto, tipo Daytona, tipo questo, con i contatori sotto così, Sì, 4,5. tu non hai il ballerino, perché Ah, attenzione. Il ballerino è sarebbe troppo dove distante. tu invece qua hai il contatore e quindi Ah. ha messo il pulsantino perché non hai capito, non hai lo spazio per il ballerino, è proprio una configurazione diversa. Il 77-53 è una storpiatura
del 77-50. Sì. 77-50 nasce con i contatori a sinistra. Poi a tanti non piace, cavolacci loro. Il 77-53 è nato, sai come è nato? La storia del 77-53, che è il 77-50 con i contatori sotto, sai come è nato? Per fare i fake del Daytona. Negli anni 90, per fare i fake dei Daytona, si sono inventati il 77-53. Poi dopo è stato utilizzato, una volta da in pochi lo usavano, pochissimi. Lo usavano per fare i fake del Daytona e basta. Adesso lo stanno usando perché alla gente piace di più i contatori sotto. È solo una questione di moda. Che dici di tutto questo? Come? No, stavo chiedendo a Giorgio Cigna che pensa di tutto questo. Allora, perché poi una considerazione sul nuovo 3600, ma intanto a te Giorgio. Allora, cosa penso di tutto questo? Allora, io penso che il 7750 sia uno dei calibri più longevi e migliori che sia stato creato in questi anni rispetto a quello che è in grado di dare. Un rapporto qualità-prezzo eccezionale, basta considerare che molte case famose, lo stesso IWC e altre case, l'hanno utilizzato per i loro migliori orologi, apportando alcune migliorie, evidentemente, che hanno reso il calibro più efficiente, ma rappresenta comunque uno dei calibri che meglio di tutti garantisce il funzionamento dell'orologio nel tempo. Molto poco delicato, non è certo un calibro raffinato come l'1185 di Frédéric Piguet, ma Frédéric Piguet, che ha avuto fino a poco tempo fa la possibilità di essere il calibro più sottile al mondo, ha tutta una serie di problematiche che attengono sia al bilanciere molto piccolo, sia al sistema di carica, giusto Stefano? Sì, confermo. Comunque sul discorso che il 7750 sia proprio il mulo per antonomasia, su quello proprio non ci piove, non devono esatto. esserci dubbi. E poi chiaramente è spesso 7,5 mm ha tutta una serie di limiti anche estetici, perché evidentemente i tre contatori così come sono stati ideati non sono il massimo dal punto di vista estetico, e questo ha anche giustificato la creazione del 77-53. È chiaro che avere i contatori come il Frédéric Piguet 1185, avere i contatori come lo Zenith e il Primero è molto meglio, così come è molto meglio avere un sistema di funzionamento dello smistamento cronografico con ruota a colonna piuttosto che con camme o con navette. Ecco. Ha però consentito nel tempo a molti appassionati di avere begli orologi a prezzo contenuto. Altro discorso è il fatto che invece molte case che hanno utilizzato il 7750 l'hanno fatto pagare a caro prezzo. Molte case hanno fatto pagare il 7750 con un Primero, e questo lo sappiamo. Ed è una delle ragioni che poi forse ha anche indotto molte case ad incrementare notevolmente il prezzo, perché avevano sì dei calibri molto, molto particolari rispetto al 7750. E questo secondo me ha creato l'esigenza poi di a poco alla volta andare ad alzare in maniera anche eccessiva il costo degli orologi della Zenith. Perché io mi ricordo che quando ancora non era l'epoca di Nataf, se ben vi ricordate, gli Zenith si compravano con 4 soldi. Poi è arrivato Nataf che ha modificato completamente la struttura di vendita, perché ha obbligato la riduzione dei concessionari. Ha modificato completamente. Ma per fortuna dei concessionari, perché non si vendevano neanche a pianto. No, perché erano orrende esteticamente. Aveva anche apportato una serie di innovazioni dal punto di vista stilistico, che erano, quantomeno per quanto riguarda il nostro mercato, assolutamente inguardabile, rendeva il prodotto assolutamente inguardabile. Quindi, io in definitiva penso che ogni calibro abbia i suoi pro e abbia i suoi contro. Ogni calibro ha un uso, ogni calibro va usato per quello che ti può dare. In linea di massima è chiaro che uno Zenith Primero come un 1185 di Brent Penn siano calibri preferibili a 7750 per tutta una serie di motivazioni.
se non altro il fatto che sono sicuramente più sottili e ti danno la possibilità di scegliere se fare un orologio spesso o sottile, perché hai la possibilità chiaramente a questo punto di creare un ultra sottile se vuoi, cosa che non puoi fare nella maniera più assoluta con un 7750. Quindi hai un'architettura che è totalmente diversa, nel caso del Primero un numero di alternanze totalmente diverso, ed è indirizzato probabilmente a un pubblico anche diverso. Però, secondo me, alla fine, con tutti i difetti che il Primero ha e che anche Stefano ha evidenziato stasera, che in parte conoscevamo, perché, ripeto, se abbiamo approfondito anche le motivazioni per la quale Rolex poi ha portato 200 modifiche a del Primero, ci dobbiamo anche rendere conto che probabilmente queste modifiche sono state apportate perché in alcuni casi non era un gioco ma era necessario, e quindi vuol dire che comunque il Primero è nato con dei limiti che nel tempo probabilmente la Zenith ha migliorato e altri hanno cercato comunque di portare ad un miglior rendimento. Però il Zenith rimane comunque un ottimo calibro, un calibro che secondo me è giusto acquistare e basta. Non è che ci sia, a mio avviso... No, ma io ecco, voglio chiarire questo. Io sono innamorato di Zenith da sempre, per varie ragioni anche familiari. Continuo ad essere innamorato da Zenith, di Zenith, ma proprio per questo sono arrabbiato. Cioè, quando vedo i listini che, come non solo loro, ma vanno su, e poi neanche mi curi, neanche, perché finora neanche loro si sono preoccupati di curare almeno un po' l'aspetto almeno estetico delle finiture industriali. Non stiamo chiedendo finiture artigianali, ma almeno quei ponti, grezzi finiti così, sono qualcosa di inguardabile per me. Finora costa da 10.000 euro in su, lo so. Poi i soli, hai ragione, il 321 di Omega non è tanto meglio, e costa 15.000 assolutamente euro. No, però non si, cioè... assolutamente no, sono le leve sono tagliate nella maniera identica a come sono tagliate quello del Primero, le leve sono tagliate nella stessa maniera nel 321 e nel 320, però ecco, diciamo... e anche le finiture sono inesistenti, solo che non le vedi perché il fondello è chiuso. Giorgio, io volevo cercare di portare Stefano anche sulla valutazione invece di quello che ha, per quello che possiamo, è sempre, per quello che ha sostituito il 400, cioè il 3600, perché il 400 è rimasto sui revival, ma sì. Sulle versioni nuovi, quelle che vanno tanto, cioè il nuovo 38, ma anche lo Sport, che fa impazzire, c'è il 3600 che tra l'altro include, cioè, una disposizione delle misure cronografiche completamente diverse, per cui per evidenziare il decimo di secondo, che è nella natura del primo, perché a 5 Hz è perfetto per misurare il decimo di secondo, hanno fatto che la sfera dei secondi centrali cronografica fa un giro in 10 secondi invece che in un minuto, quindi hanno dovuto mutare tutti i contatori, e lì c'è anche l'uso del silicio nello scappamento e nella ruota dello scappamento, almeno quello, poi non vorrei che fosse anche da altre parti. Sì, sicuramente lì. Penso anche l'ancora, penso anche l'ancora, ma guarda, allora il discorso è che secondo me innanzitutto parliamo del discorso pratico, è un virtuosismo fino a se stesso, anche perché il riflesso umano cioè il riflesso umano, che è una componente di varie cose, del riflesso umano nel momento in cui tu vuoi cronometrare, quindi il tuo ritardo nel premere, e quella che è la resistenza, attenzione, tra pulsante e lo spingino. Quindi quel decimo di secondo che tu vuoi cronometrare è stato già abbondantemente, ma straabbondantemente perso in tutta questa operazione. Tu vedi l'evento, ti accorgi dell'evento, il tuo riflesso nel premere, il ritardo della resistenza del pulsante. Quindi già una roba che non esiste, cioè tu devi fare un dispositivo tipo touch, una specie di touch screen, se vuoi proprio, almeno
togliere il ritardo del pulsante. Quindi, una volta appurato il fatto che il decimo di secondo non serve a un cavolo di niente, dal punto di vista dell'input, appurato anche dagli altri è il primero, anche se non è così facilmente rilevabile dalla scala, perché cambia la scala. Allora, parliamo del saltino. Io ho un amico che conterrò anche tra un paio di giorni, che ha avuto per un breve periodo del primero spot, quello con la ghiera ceramica. E io l'ho anche provato quell'orologio lì e l'ho pulsato per una sera. A parte che esteticamente non mi fa impazzire, ma lascia stare quello. Lui lamentava il saltino molto pronunciato, il famoso saltino quando tu vai a innestare il suono. L'ha mandato anche in assistenza, gli hanno detto che è normale così. E allora gli ho detto, ma è per forza. Perché considera che il saltino a cosa è dovuto? All'incontro tra dente-dente durante l'innesto, no? La cresta del dente, dei due denti che si incontrano, e di conseguenza tu hai una specie di rimbalzo della ruota in avanti o anche indietro, può esserci anche il saltino all'indietro qualche volta, è più raro, però può succedere. È chiaro che se tu hai un innesto più veloce, perché quello a un decimo di secondo viaggia molto più velocemente, viaggia sei volte più velocemente, perché tu hai un'indicazione di 10 secondi contro un'indicazione di 60 secondi. Quindi vuol dire che la ruota che innesta nella ruota di centro viaggia 6 volte più veloce rispetto al primo classico. Quindi il saltino sarà più amplificato, e nel senso che il colpo che riceve la ruota che è ferma, che è quella dei secondi, da quest'altra che viaggia ad alta velocità, riceve un colpo maggiore, perché tu hai sia la spinta dell'innesto, che quella è uguale, ma c'è anche la componente. Posso permettermi un'altra osservazione? Già l'innesto è nevralgico e il saltino, l'ha detto Zenith, te lo devi tenere, non ci possiamo fare. Molti si lamentano del saltino sugli El Primero, anche sui 400, non solo sul 3600, anche per un'altra ragione. Per la semplice ragione che molti vengono dal 7750 e sul 7750 con il pignone oscillante, che è una versione economica, molto economica, dell'innesto e più innesto laterale, il saltino c'è meno, si vede meno, perché il pignone, la rotellina è piccolina probabilmente, quindi ma c'è anche lì attenzione, si vede un po' meno esattamente sui 7750, ma sai perché? Anche Zurn diceva questa cosa, cioè col pignone oscillante si aveva il vantaggio di avere un effetto, un saltino un po' minore. Ma c'è un perché? Perché allora il pignone oscillante ha un diametro molto piccolo, giusto? Bene, certo. La ruota di innesto di un innesto laterale classico come quella del primo è un diametro grande, quindi la velocità angolare è la stessa, ma la velocità periferica, perché maggiore è il raggio e maggiore è la velocità periferica alla circonferenza, è maggiore. Ed è proprio la componente velocità di cui parlavo prima. Il fatto che tu hai una ruota ferma, che è quella della lancetta secondi, che improvvisamente si trova in ingranamento con una ruota che gira velocemente, che viene accostata con una certa violenza, perché l'innesto comunque tac, è abbastanza rapido. Perché se tu fai un innesto lento, hai un ritardo. Perché anche lì, dopo si apre un'altra parentesi, dell'innesto lento e dell'innesto veloce. Se tu fai un innesto lento, ovvero che la ruota arriva lentamente nell'innesto, è molto più dolce, però hai un ritardo. Quindi mi fai un cronografo con un decimo di secondo e poi ne perdi due di decimi solo per l'innesto, è chiaro che la cosa non può funzionare. Quindi l'innesto deve essere più lento. Deve esserci una molla che spinge forte, pam, va subito a contatto. Ma un contatto così violento e repentino con una ruota veloce, con una velocità periferica, attenzione, molto ampia, molto elevata, è chiaro che il saltino è... Te vedi la lancetta dei secondi centrali che ti può schizzare a meno 5 o a più 5 di botte. Tu
Si ferma perché recupera il gioco e poi riprende. Posso testimoniare che anche sul Lange Datograph il saltino c'è ed è bello evidente. C'è poco da fare. Testo laterale, quello è, l'ha spiegato quello prima Stefano. Quello è perché purtroppo l'innesto laterale è morto un po' per questo motivo. Qui infatti lo fa solo Zenit il primero, teoricamente, vabbè, a parte 77-50. Con l'innesto verticale, abbiamo eliminato il discorso del saltino perché non abbiamo più una trasmissione di circonferenza ma di superficie. Di conseguenza abbiamo due dischi con la trazione del semplifica anche l'arresto, semplifica parecchie cose, perché semplifica anche l'arresto del cronografo. L'innesto verticale, da questo punto di vista, ha tutta una serie di vantaggi. Poi Marco, lo so che tu non sei molto favorevole alla frizione verticale, però ha tutta una serie di vantaggi perché semplifica il funzionamento cronografico. A questo proposito, che c'è un costruttore di orologi indipendenti geniali, Hagenor, che ha fatto l'Hagengraph, che tu almeno conosci. Aspetta, lì sai cosa è riuscito a fare lui con questo modulo centrale? È riuscito a fare un innesto laterale a frizione, cioè su quel cronografo lì c'è una cosa che non si è mai vista da nessuna parte, un innesto laterale a frizione, e infatti lui dice l'ha brevettato in questo modo il saltino. Ma guarda, adesso te ne dico un'altra. Esisteva un Tasca, solo che i Tasca faccio fatica a ricordarmi l'orologiaio, il brevetto eccetera, poi probabilmente è stato un pezzo unico, comunque nei miei studi è stato fuori di un Tasca che aveva un innesto orizzontale. Immaginati un disco che immaginati un disco di una pietra abrasiva, una qualsiasi pietra, quindi non coi denti ma con una parte, questo immaginati questo come un disco, questa parte qua abrasiva che va a toccare, che va a innestarsi con un altro disco. In questa maniera noi abbiamo un contatto che non è più tra denti, ma è tra due superfici, come due superfici di frizione. Il problema sai qual è? Che nel momento in cui tu hai un contaminuti da azionare, nel momento in cui tu hai delle resistenze, è facile avere uno scivolamento. Infatti, il problema degli innesti verticali, come per esempio qui il nostro Gagliardo parla del sughero, no? Che ovviamente lui fa riferimento al PS, al mio video sul PS. Come spiego nel video sul PS, nel momento in cui lì avevi proprio due dischetti di sughero che andavano verticalmente a frizionare, tu hai dei momenti in cui c'è uno scivolamento. Cosa vuol dire? Che tu cronometri un minuto, in realtà è passato un minuto ma il cronografo ti segna 59 secondi perché si è perso un secondo ovviamente per strada. Quindi il problema della frizione è che deve avere una frizione che però abbia una buona tenuta, perché altrimenti se non servono i denti. O usi i denti o usi una frizione, ma ti deve garantire una buona adesione. E purtroppo perché noi non siamo amanti degli innesti verticali? Perché gli innesti verticali sono, non dico usa e getta, che è brutto da dire, però ci siamo vicino. Perché alla fine della fiera, in un certo senso, l'innesto orizzontale, l'orologiaio riesce comunque con le regolazioni a farlo andare bene, a preservarlo, a sistemarlo, aggiustarlo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece l'innesto verticale, si cambia. Anche perché, ed è qui il problema, il peccato originale dell'orologeria moderna, è che è progettata non per essere riparata, ma per essere sostituita. E soprattutto per funzionare senza la competenza di un orologio. E Dubois Desprats, quei moduli da montare sopra il 2892, insegna, fate scuola oggi, cosa ci hanno detto? È da pazzi
mettersi a revisionare un modulo di Bois de Prat, parliamo di un Omega Reduced, che costa neanche tanti soldini, perché non è che costa 2 lire. Quei moduli lì è da pazzi revisionarli perché non sono stati progettati per essere revisionati. Cosa vuol dire? Si revisiona il 2892, il crono finché va, se il crono dà problemi, si cambia il modulo cronografico. Non è stato progettato per essere revisionato. E quindi è questo il peccato originale dell'orologeria moderna. Perché se anche facessero degli innesti verticali o comunque dei calibri moderni concepiti come una volta, uno tutto sommato può anche goderseli, ma solo il fatto di pensare, e qui arriviamo al discorso anche del silicio, che tu devi cambiare i pezzi, devi andare in assistenza e sai che il 50% del tuo calibro è stato cambiato, se non tutto addirittura, Esatto. perdi un po' la poesia. La puoi evitare, Giorgio. La? Puoi evitare, dicevo, si perde quella perché i pezzi sono originali, però non sono più coevi. Mettete Certo, like, mettete like. la coevità, è evidente che la coevità la perdi. Io però faccio una valutazione ad alta voce, che è questa. Non esiste un calibro che sia perfetto. Non esiste, non esisterà mai. Esiste la possibilità, con le conoscenze che si hanno e con l'esperienza che si acquisisce anche attraverso il lavoro che hanno fatto altri, e questo vale chiaramente per tutte le case che producono movimenti, fare sempre qualcosa di meglio, ma il calibro perfetto non esiste. Certo. Qualunque calibro, noi andiamo, questo per cui io questo non lo dico perché io chiaramente non faccio revisione di orologi, non sono un orologiaio, io leggo, studio, eccetera, però io non ho mai constatato che i calibri, qualunque tipo di calibro, non presenti prima o poi, proprio per le modalità con la quale è stato ideato e costruito, delle problematiche. Cioè, quindi alla fine le cose vanno prese per quelle che sono, cioè probabilmente noi che siamo appassionati tendiamo forse anche un pochettino a esagerare, cioè a mettere troppo in evidenza i limiti dei calibri e quelli che sono i difetti. Il vero problema è che non è che i calibri hanno dei difetti e questo è il loro limite, il vero limite è che ce li fanno pagare troppo. Cioè, E che col questo tempo è il problema. Cioè, noi dovremmo smettere, dovremmo. Dici, Marco, scusami. oltre a quello che tu dici, c'è anche il problema che col tempo abbassano la qualità e impediscono agli orologiai indipendenti di fare l'assistenza, cioè anche non solo con i pezzi di ricambio, ma anche nel modo in cui indicava Stefano stasera, cioè Sì, qui è un quindi. problema che oramai c'è da anni perché hanno cominciato il gruppo Swatch addirittura a non dare i pezzi di ricambio agli orologiai per gli orologi da loro commercializzati. Quindi questo diciamo che è una strategia che oramai viene adottata e che a poco la volta adotteranno anche altre case. È anche vero che però col tempo, come notiamo, vengono sempre comunque immessi sul mercato nuovi calibri, le Jupiler, così dicasi per Sellita, così dicono per ST, e quindi questi problemi alla fine vanno a spostarsi, vanno a influire in maniera inferiore. È chiaro che questo vuol dire che uno deve cominciare a comprare orologi che hanno altri calibri, di cui si trovano i pezzi di ricambio. Il problema fondamentale è questo. È un processo che secondo me è inevitabile e comunque la qualità. Si diceva prima, non per spezzare una lancia a favore di Zenith, ma la qualità anche di un 320 e un 3121, 321 che noi tanto idolatriamo, è molto simile a quello di uno Zenith il Primero. Con la differenza che almeno il Primero, col fatto che ha il movimento a vista, ha una certa lavorazione, quantomeno superficiale. Pur se molto imperfetta, non imperfetta, molto imperfetta. Un 320, un 321 non ce l'ha per niente. E anche lì è tutto tagliato. Le leve Però, sono cosa, tagliate. attenzione, il 320, 321 sono di un'epoca diversa, Certo. e comunque
Io parlo di vecchi 320, 321, perché quello attuale che fanno adesso non l'ho visto. Sono ottimi calibri, però invece vorrei più che sono ottimi calibri anche come architettura. Invece un calibro che a me non piace tanto, per quanto riguarda la sua architettura, la coreografia, è l'861, 1861. Vabbè, ci sono delle soluzioni, adesso prima o poi ne parlerò magari un po' nello specifico, delle soluzioni, ma anche semplicemente com'è realizzato il sistema che preme nella navetta per farla basculare, con quella molletta di ritorno. È una roba che è brutta da vedere, brutta da montare, perché tante volte quando un calibro lo monti, che ti dà soddisfazione, vuol dire che è ben realizzato. Quando invece monti una roba e fai fatica a capire se è in sede, fai fatica a dovresti avere quattro mani per montarla, perché ti scappa da una parte, è un brutto segno, perché gli orologi ben progettati sono ben progettati anche per chi ci deve mettere le mani, e soprattutto l'orologio ben progettato c'è un vecchio detto, si monta da solo, no? Nel senso che le cose si incastrano sempre bene. Quando invece c'è da impazzire, che ti dici ho solo due mani ma me ne servirebbero altre due, perché scappa di qui, esce fuori di là, è una brutta cosa. Questo condivido, ma sappiamo benissimo però che l'861, che è stato tanto pubblicizzato e che ha tanto venduto, sappiamo benissimo che non è quel gran calibro come invece hanno voluto far credere. Questo è una cosa. Quindi che sappiamo. Il primo in confronto stravince, ma proprio. Il discorso che ho fatto io sul Vanchoux 7750, sul Primero e sul Blen Blen, ossia Frederic Piguet 1185, mira proprio a dire questo. Cioè, noi abbiamo tre calibri, no? Io ho fatto riferimento a tre calibri. Un calibro economico, il mulo, che però se qualunque attività devi fare in linea di massima ti consente di farla senza troppe preoccupazioni, sia perché costa il giusto, sia perché è fatto in maniera tale che sia abbastanza resistente e comunque i pezzi di ricambio non costano molto. Un calibro molto pregiato come l'1185, che è un calibro ultra sottile, fino a qualche anno fa era il più sottile al mondo, che però è molto sofisticato, ed essendo molto sofisticato chiaramente ha i suoi limiti. È un calibro che è molto evoluto dal punto di vista tecnico, perché è quello che ha il numero di alternanze maggiore, poi adesso vabbè, siamo arrivati anche a superare 36.000 alternanze, ma è quello che fino a 3 anni fa, mi sembra, aveva il numero di alternanze maggiori, e che comunque è tale dal 1968 arrivare ad oggi. Direi che è l'unico che ha mantenuto negli anni uno standard di produzione, con tutte le innovazioni che hanno seguito, i miglioramenti, ma che ha mantenuto questo standard. Ecco, io ho fatto riferimento proprio a questi teccali per dire che comunque, al di là di tutti i limiti che hanno, e sappiamo perché un po' li abbiamo analizzati stasera i limiti, soprattutto grazie al tuo aiuto che sei orologiaio e quindi vedi come sono dentro, invece noi ci possiamo solo limitare a leggere, a fare qualche macro, ma le macro che faccio io sono sempre anche nel rapporto 2-1 sulla parte che vediamo, sulla parte esterna, non sulla parte interna che rimane coperta dai punti, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, rimangono comunque dei calibri che possono e dicono la loro. Assolutamente. Nonostante i limiti e i difetti che hanno. Questo è il discorso che mi sentivo di fare. Poi vabbè, se parliamo del Minerva 1320, vabbè, e allora qui a questo punto ora no, volevo dire Longi 30CH, e allora a questo punto parliamo allora, di calibri. Io volevo dire questo, Giorgio e Stefano. Allora, noi siamo alle 10:34, abbiamo fatto 1:34, quindi direi che abbiamo già disturbato molto, ma li abbiamo annoiati abbastanza. No, ma non lo so, spero, credo di no, ma comunque al di là di questo, parte di scherzo. Ricorda di mettere like. Sì, ricorda, mettete like. Al di là di questo, no, quello che volevo dire, adesso me lo scriverò in fronte prima o poi quando mi ricorderò, ecco. Quindi, perché sai, queste trasmissioni sono un po'...
cioè della serie Buonanotte compagni. Cioè, io sono all'insegna un po' Buonanotte, del senatore. non mi ricordo e non l'ho visto. Questo in genere è un no, ma a parte questo, adesso se, più seriamente, no, volevo dire a Giorgio però una cosa. È vero che noi siamo esigenti e guardiamo i dettagli, ma io dico per fortuna, perché se non ci fosse questa attenzione ai dettagli, è meglio il quarto, cioè si passa al quarto e siamo contenti. No, si prende questa roba qui e il discorso si chiude. Cioè, la meccanica per me oggi ha un senso se ci sono i dettagli, perché se non ci sono i dettagli, poi sappiamo tutti, poiché è meccanica e non è elettronica, il livello dei compromessi che ogni soluzione tecnica viene ad avere è enorme, cioè c'è anche questo problema di far comprendere alle persone che la meccanica che non sono quelli dell'elettronica. Sembra uno scherzo, ma quando tu abitui le persone, no, che con l'elettronica si riescono a fare tante cose, con la meccanica no, evidentemente ci sono dei compromessi che non si superano, e quindi questo va anche fatto capire alle persone. Però se la meccanica oggi in orologeria ha un senso, secondo Sì, me, sarà deve sicura. essere bella, deve essere curata, deve avere i dettagli a posto. Tanto più se poi mi fai pagare e spompi i listini sempre più su, come tutti gli altri, perché poi è tutta una carovana che si sposta in alto. E allora io dico, e davvero su questo poi mi taccio e diciamo avviamoci a chiudere, io dico anche, guardate che i costruttori svizzeri, quelli che hanno il grande blasone, o la grande storia, stanno loro favorendo tutti questi micro brand indipendenti, perché proprio con queste logiche qui, cioè pian piano andando avanti così, sono loro che stanno creando sia lo spazio di mercato, sia stanno rendendo il compito facile a un'orologeria un po' meno Certo, industriale. perché c'è una fascia di prezzo che rischia di rimanere scoperta. Eh sì, e io spero che questo movimento dell'orologeria indipendente, anche di, tra virgolette, basso livello, faccia un po' capire agli svizzeri che si sono spinti un po' troppo avanti su certe cose, cioè hanno dato per Quando scontato. smettono di vendere, quando smettono di vendere, saranno costretti a fare degli sconti pazzeschi, e poi se ne accorgono. Ma questa cosa qui, attenzione, Ma è successa già nei primi anni 90, perché nei primi anni 90 io ho là tutti i miei annuari dell'orologeria, molte case avevano pompato i listini all'inverosimile, onde puoi fare il 40-50% di sconto. Che io dico, che senso ha fare un listino da paura, e parlo di case come Bon Mercier, parlo di case dell'epoca, parliamo di primi anni 90, Revue Tommen, Quelec. Andate a vedere quanto costavano, delle cifre fuori dal mondo, poi ti facevano il 50%. Io ho un amico, non so se ci segue, Marco, dalla Calabria, lui mi raccontava che in quegli anni là suo padre, da una gioielleria, comprava questi Quelec, me ne diede uno anche da revisionare, c'è in un mio video sul triplo calendario, quelle marche lì, Revue Tommen, c'è anche Maurice Lacroix all'epoca, che non faceva l'Icon, faceva altre cose, avevano dei listini esorbitanti, e poi dopo dovevano fare degli sconti perché la gente non li comprava, e quindi attenzione, Però abbiamo fatto. adesso questo è un discorso secondo me molto ampio. Il problema è che la storia si ripete oggi e si ripete con le stesse modalità, per cui probabilmente, nonostante che oramai siano anni e anni che ci sono micro brand che fanno anche cose egregie, io credo che perché qualcuno in Svizzera capisce che è il momento di stare un po' più tranquillo sul fronte dei listini, probabilmente bisogna aspettare i cinesi. Quando finalmente smetteranno di copiare, come già alcuni fanno, perché esistono già delle creazioni di notevole rilievo che arrivano dall'Oriente, e cominceranno a immettere sul mercato prodotti da loro ideati a prezzi eccezionalmente concorrenziali. Quello sarà il momento. Per
perché quello che stiamo vedendo in questi ultimi 2 anni con l'incremento dei listini è una cosa che non si giustifica e non viene fermata neanche dalla presenza dei micro brand, che comunque oramai penso ci siano forse anche troppi, perché c'è una tale varietà di scelta nei micro brand che è diventata una le cosa... Le nascono ogni giorno. Esatto. Ma nascono anche noi il nostro micro brand. Stefano, il problema è che ne nascono anche in Asia, cioè non nascono solo in Italia o in Germania, o... ma ne nascono anche in Asia, cioè abbiamo... Facciamo noi un micro brand, dai, tic tac e misura. No, per carità, guarda, suona... Se, dopo sembrano i biscotti però, non va bene, sembrano i, sì, i crackers. Tic tac e misura. Io ho l'idea, col sale o senza sale. Se ci metti Giorgio, c'è il sale. Se ce lo togli, no, è senza sale. Il micro brand lo fate senza di me, voi due, perché io mi chiamo... Ah, Giorgio. Tu non... Ecco, no. Va bene, vi ringrazio, vi saluto. Grazie davvero Giorgio per la tua pazienza, grazie Stefano per tutto quello che hai detto, ma anche grazie per la competenza, pure ovviamente per tutti gli ospiti che intervengono il mercoledì sera, che sono straordinari. Infatti stasera e la prossima settimana non c'è Fabrizio, ma io ho voluto per suoi impegni, ma io ho voluto lo stesso avere ospiti. Poi lo so già, per le domande a cui non abbiamo risposto risponderò io nella live da solo che farò sabato o domenica. Quindi se no ne facciamo una domani sera dalla pizzeria per rispondere alle domande. Live della pizzeria, poi abbiamo completato. Bene. Grazie a tutti, grazie, buonasera e ancora grazie agli ospiti. Ciao. Grazie a voi tutti. Allora, sto per...